Ciao a tutti ragazzi e come al solito sono Frankie ed oggi sono qua per questo nuovo video e benvenuti in un nuovissimo vlog. Ok, se siamo in un vlog è perché ci devono essere delle cose importanti, dobbiamo parlare di un sacco di cose importanti. Non so se vi ho già detto che dobbiamo parlare di un sacco di cose importanti. Ok, cominciamo subito perché dobbiamo essere sprintosi, gazzosi e acqueggianti. Mettetela così. La prima novità di cui vi voglio parlare è che a brevissimo arriverà nelle vostre case una simpaticissima Reflex Canon EOS 600 o 700D, dipende un po' dalla situazione. Comunque sia una Reflex che mi sta per entrare nelle mie braccia e quando arriverà saranno cavoli amari. Lo dico proprio perché, cioè, la cosa che io penso è che non ho mai avuto una vera e propria videocamera che sia sistema di registrazione di degna qualità. E diciamocelo, avere la Reflex anche col video più banalotto che si fa, fa la sua sporca figura e ti fa anche dire: ma questo fai video in HD? Ed è diverso da dire che un telefono tipo ti registra in full HD, sì grazie, però la qualità fa sempre schifo. Quella è la risoluzione, la qualità è un'altra. E quindi avere la Reflex mi permette di fare dei bei giochini, no? I giochi della messa a fuoco, no? Che fa sempre la sua sporca figura. Naturalmente prendere una Reflex non è soltanto comprare la Reflex che già partono sui 500 euro, ma è comprarsi lentamente e progressivamente tutti i suoi accessori, quali microfono, steadicam, un cavalletto leggermente meglio perché il mio è rotto, c'è una zampa che non va, guarda, lasciamo stare. E comprare il green screen, il supporto del green screen, perché non è che si regge così da solo in aria. Comprare il battery grip per attaccarci le batterie, perché un'altra batteria, prendete il coso di trasporto. Insomma, capite bene che si vanno a spendere un sacco di soldi e ancora più soldi per eventuali obiettivi e altri mirini, perché la Reflex, la comodità, se vogliamo dirlo, è che tu prendi l'obiettivo, lo stacchi, ne rifichi un altro e la qualità aumenta o peggiora, insomma dipende da quello che usate, dal tipo di ripresa che si fa. Quindi io potrei benissimo mettere il fisheye, potrei benissimo mettere un obiettivo che mi zooma qui, insomma qualsiasi cosa va bene. Oltre però a questo, quindi un miglioramento tecnico dal punto di vista dei video, volevo parlarvi di una cosa, perché qualche giorno fa sono caduto in un depressivo attimo youtubionico, perché cioè nel senso, no, i gameplay vanno ma non vanno, i video di GTA vanno, insomma devo cercare anch'io un po' di capire ciò che a voi piace, perché a questo punto se spreco tempo nel fare magari video che sì possono piacere a me, ma poi voi non ve li cagate di striscio, spreco tempo inutilmente. Quindi voi mi dovete dire qua sotto, fra tutte le tipologie di video che avete visto sul mio canale, quali vedete e quali no. Cioè del tipo: ok, io i tuoi gameplay non li guardo perché mi fanno cagare, però guardo quelli di GTA, guardo Frankman, guardo Franktrans, guardo Frank News, insomma guardo i vari video eccetto i gameplay. Allora io a quel punto dico: forse c'è da lavorare. Invece se voi mi dite: guarda, non guardo niente perché mi fai completamente cagare, allora dico: forse c'è da mandarti a quel paese. Insomma, dobbiamo leggermente capire ciò che può piacere e ciò che no. Ma questo non significa che io dovrei essere schiavizzato diciamo ai voleri altrui, perché il canale comunque sia lo gestisco io, siamo noi come community, però chi fa i video sono io. E quindi io voglio anche cercare di portare più varietà, e cosa che accadrà con la Reflex, cioè dimenticatevi dei format, eccetto quelli che ci sono finora, che siano durevoli per 80 anni ancora, no? Cioè nel senso fare delle serie che hanno un loro inizio, una loro fine, e poi va accantonate, fa un'altra, un altro format completamente. Veramente dovrò avere un po' più di cervello per pensarle, però qualche ideuzza già ce l'ho, bella carina, bella simpatica. Tutte idee mentali che le farò tra mesi e mesi, però per ora ci possiamo, non dico accontentare, però cercare di spronarci sempre di più e con i mezzi che ho fare dei video migliori. Io non lo so, è semplicemente un vlog giusto per dirvi che ecco, ci sarà un bel upgrade dal punto di vista tecnico, i video continueranno ad esserci. Cercherò di fare una cosa, ad esempio Frank News, che parla di news videoludiche, per rendervelo più divertente o comunque sia per darvi più informazioni scandite bene, le dividerò. Cioè nel senso farò un episodio con due o tre news, un altro episodio con due o tre news, in modo tale che non ne avrete una settimana ma ne avrete di più, in modo tale, no, da anche portarvi più video durante la settimana di un certo tenore qualitativo. Frankman, che fine ha fatto? Nessuno se l'è chiesta sta domanda, però io ogni tanto ci faccio caso che passa sempre più tempo, ma appunto dipende molto dalla Reflex, perché una volta che ce l'avrò io sarò libero di uscire da questa camera e poter fare molte più scene, molti più sketch, molte più riprese, insomma
è tutto un concetto di mobilità, perché credo che un video più sia dinamico meglio è. Cioè, anche solo il fatto di questo vlog, che io sto qua fermo e fisso e magari non posso fare delle scenette, a me mi dà un po' il dispiacere. Per questo devo cercare di, non dico sforzarmi io, però cercare di rendere il più intrattenitivo possibile un vlog stando semplicemente così, in questa inquadratura. Cioè, non posso scappare da questo quadrato. E quindi capite bene che è tutto un concetto di attrezzatura, capite, no? Io spero che questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere che cosa ne pensate, se siete un po' contenti che sta per arrivare questa implementazione in HD, e appunto suggeritemi nei commenti quali format vi piace vedere e quali no. Adesso non è che voi me ne dovete dire uno, cioè scrivetemeli fra tutti quelli che sono sul canale, quindi mi raccomando, vi chiedo questo favore. E quindi niente, io spero, cioè non è moppe cattiveria, però se io adesso nei commenti vedo "oh, bella, grande Frank", in realtà sono contentissimo che vi sia piaciuto il video e tutto quanto, però magari se vi sforzate quel minutino in più per dirmi un vero parere sul video, un vero parere ad esempio sul fatto di quali serie vi piacciono, quali no, mi potreste dare una grande mano, perché così miglioro, sia io i video che voi potete aumentare il vostro interesse verso i video, in modo tale che riusciamo, no, a trovare un punto di incontro. Quindi spero possiate capirmi. Comunque, spero che questo video vi sia piaciuto. E vi lasciare un bel mi piace, ma uno proprio bello. Cioè, quando voi mettete mi piace, vi dice brutto o bello, e voi mettete bello. E noi ci vediamo in un prossimo video, come sempre, dritto per dritto.